Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò circa l'ingerenza della Germania nei confronti di quello che avviene in Ucraina. La Germania lì ci ha messo lo zampino e lei è fautrice degli avvenimenti infausti, di questa guerra che avviene e nessuno, i giornali non ve le raccontano. E la colpa di quello che avviene è anche tua, di te italiano, dei miei zebedei, te italiano che te ne stai seduto rincoglionito davanti a televisione e giornali con quella faccia inebetita. La colpa di quello che avviene è anche tua, perché se la collettività si informasse circa gli avvenimenti che ci interessano, che potrebbero anche portarci anche noi in uno scontro commerciale o anche in uno scontro armato che potrebbe coinvolgere tutta l'Europa. Te, italiano, devi imparare ad allargare le tue vedute, cercare di informarti e piantarla di ascoltare solamente quella tua vocina che senti dentro quella testolina, perché tu, italiano, tu sei malato. Caro, carissimo italiotta dei miei zebedei, cerca di informarti e lascia stare quelli che sono i mezzi di propaganda politica, ovvero televisioni e giornali, perché non ve la racconteranno mai giusta. Io vi darò un quadro d'insieme su circa quello che è avvenuto in Ucraina e il fatto, vi presenterò anche il fatto, magari inedito, per il quale la Germania è lei che ordisce questa guerra infausta. Dovete sapere, amici miei, che tutti coloro che hanno partecipato alla rivoluzione di Maidan, al golpe, come mai avevano tutti la residenza, il permesso di soggiorno Schengen rilasciato dalla Germania? Tutti, ma proprio tutti, a incominciare dal protagonista che è Klitschko, ovvero il pugile, quello che anche lui con la testa non ci ragiona tanto bene dalle botte che ha preso in testa, che ora è sindaco di Kiev. Ad incominciare, hanno dato il permesso di soggiorno Schengen anche alla Timoshenko. Guarda caso, chi è stato a dare il permesso di soggiorno Schengen? È stata sempre la Germania. Guarda caso, Khodorkovsky, grandissimo amico di Putin, è stato strumentalizzato anche lui, appena è stato scarcerato. Dopo 3 ore era già in Germania e guardate caso, dalla Germania l'hanno mandato nelle piazze a Kiev anche lui a fare propaganda. E tutti i protagonisti del golpe a Kiev, del cosiddetto Euromaidan, guarda caso, avevano tutti il permesso di soggiorno e se ne vivevano belli e tranquilli lì in Germania. Come mai tutto questo? Sarà una coincidenza? Come mai la Germania è sempre in prima linea nel cercare lì di aizzare gli ucraini contro alla parte della popolazione filorussa con l'intento di creare un conflitto? Ecco, te lo spiegherò a te, cosiddetto italiota, perché con la tua testolina non ci arrivi, la colpa è tua perché non sei così perspicace di andare a interessarti circa gli avvenimenti che avvengono a livello internazionale. Tu subisci passivamente l'informazione, il problema più grosso sei te, non è la Germania. Andiamo a ritroso, vi spiegherò tutto dall'inizio. Abbiamo avuto una guerra ai nostri confini, l'Italia ha appoggiato la guerra in Libia, nessun paese appoggerebbe mai una guerra ai propri confini nazionali, non nessuno, figuriamo, ammettiamo che non so, gli Stati Uniti si metta a fare una guerra nel Nord America, non avverrà mai, perché è una cosa sempre controproducente, perché con i paesi limitrofi ci sono sempre degli scambi commerciali e degli interessi in comune, per cui gli Stati Uniti faranno sempre guerre lontano da casa, non faranno mai una guerra alle porte. Però noi italioti che siamo un po' anche svampiti, come sei italiota tu che ci ascolti, sono gli stessi italioti che ci comandano e anche loro non arrivano a fare dei ragionamenti perspicaci. Per cui l'Italia ha appoggiato la guerra in Libia, il nostro miglior partner, l'unico nostro partner che ci riforniva di risorse energetiche quali gas e petrolio ad un prezzo super vantaggioso e con un rapporto di partnership, perché i proventi venivano comunque reinvestiti in Italia. Ecco, l'Italia, facendo parte della NATO, aveva la possibilità di tirarsi fuori. E una cosa interessante, poi potrete andarvi anche ad informare, tutte le decisioni della NATO per statuto debbono essere prese alla unanimità.
Quello vuol dire, voleva, cosa voleva dire? Voleva dire che se l'Italia si opponeva, la NATO non poteva intervenire nel conflitto in Libia con la cosiddetta no-fly zone, perché lo statuto è molto chiaro, tutte le decisioni di questo tipo devono essere prese all'unanimità. Tuttavia, i nostri politici, probabilmente perché hanno le mani in pasta, gli sarà stata data la promessa di un ritorno economico, un qualche cosa, o semplicemente perché hanno anche loro la testa dei talioti, per cui non possono essere tanto diversi da te, anche loro si sono fatti tirare dentro in una cosa che anche loro non riuscivano a capire. Ma l'Italia non aveva alcun interesse di entrare in un conflitto con la Libia, perché erano i nostri migliori amici, gli unici amici che veramente ci davano qualche cosa, perché poi l'Italia a livello internazionale è circondata solamente da altre facce che ti fanno un bellissimo sorriso e poi te la mettono in quel posto. Ieri in Libia è successo un avvenimento grandioso, anche lì TV e giornali non te lo dicono. Gli americani, la sede diplomatica americana, l'ambasciata e tutti i loro dipendenti sono scappati dalla Libia, hanno preso e sono andati via a gambe elevate, perché la situazione è talmente stata destabilizzata, talmente pericolosa, che vige in Libia un'anarchia. Ma voi direte, abbiamo fatto tutto questo, c'era Gheddafi, un dittatore, perlomeno prima c'era la pace. Gheddafi, prima di morire, ci aveva avvisato: state attenti, perché se mi fate fuori io lì, è una polveriera, scoppia un'anarchia, che non, un finimondo che non ci sarà mai fine. Tutti a credere invece agli americani, ai francesi, che bisognava intervenire in Libia. Poi alla fine, nei fatti, si è dimostrato che Gheddafi aveva ragione, ma gli americani lo sapevano benissimo che aveva ragione. Agli americani interessava destabilizzare quell'area per togliere, per eliminare questa partnership tra Italia e Libia. Perché? Perché la Libia, tramite l'Italia, è un fornitore energetico importante per quello che riguarda gas e petrolio. Ci sono le condutture che arrivano direttamente in Italia partendo dalla Libia, e noi avevamo un rapporto super privilegiato. Questa pipeline, questa fornitura energetica, doveva essere interrotta, doveva cessare. L'unico modo per far cessare questa fornitura energetica era quello di creare in Libia uno status di anarchia. Questo è quello che è avvenuto in Libia, e adesso in Ucraina sta avvenendo esattamente la stessa cosa. Lì si vuole creare un conflitto ad arte, un conflitto che cosa gliene viene all'Europa di andare a sostenere lì delle guerre, a sostenere la posizione ucraina contro la parte della popolazione filorussa. Niente, gliene viene solo che lì dentro andrà a finire che ci sarà una polveriera anche lì che esplode tutto e si crea una situazione di anarchia, e anche da lì, guarda caso, è l'ultima, la seconda via che porta in Europa risorse energetiche. Chiusa quella via lì, quell'altro afflusso lì, quella pipeline di risorse energetiche, l'Europa sarà obbligatoriamente, sarà per forza di cose costretta a andare ad affluirsi di risorse energetiche da altri paesi. Gli altri paesi quali sono? Uno, a marzo gli Stati Uniti, per bocca di Obama, Barack Obama, sono arrivati in Italia e hanno già avvisato Renzi che il gas lo dovrebbero acquistare, come sarà pronto il cosiddetto gas, quello creato con le esplosioni sotterranee, il cosiddetto gas di fracking, lo dovrebbero acquistare dagli americani. È arrivato in Italia appositamente, con tante cose che c'erano da dire sui conflitti, situazione mondiale, è venuto appositamente per dire solamente questa cosa qua. L'altro interessato in questo grandissimo gioco chi è la Germania, perché la Germania ha di recente terminato una pipeline, ovvero una conduttura di gas che arriva direttamente dal nord-ovest della Russia, ovvero da San Pietroburgo, passando per le acque internazionali delle Repubbliche Baltiche, ovvero da lì non ci possono essere stati canaglia che si intromettono, gli arriva direttamente il gas in Germania ad un prezzo che nessuno conosce, con delle condizioni particolari, e poi la Germania da lì monopolizzerebbe la fornitura energetica in Europa. Si creerebbe questa specie di partnership tra Russia e Germania, per cui il gas dalla pipeline
del Mar Baltico arriverebbe direttamente dalla Russia alla Germania, lasciando fuori tutti gli stati, e la Germania diventerebbe il fornitore ufficiale delle risorse energetiche per quanto riguarda l'Europa. Perché avviene questo? Perché la Germania, forse voi non lo sapete, sicuramente sapete che l'Italia è messa male, ma la Germania a livello di debiti è il terzo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, dopo il Giappone, abbiamo a ruota la Germania con un debito colossale che anch'esso non sarà mai pagato. Abbiamo tutte le banche tedesche, a incominciare dalla Deutsche Bank, dalla Commerzbank, che sono in stato fallimentare, realmente non hanno più cassa, e la situazione è veramente disperata, e ci troviamo dinanzi al cosiddetto naufrago che non sa nuotare, sta annegando, e chiunque si avvicinerebbe a questo naufrago verrebbe tirato sotto, perché quando non sa nuotare tu non lo puoi salvare, se arrivi lì ti tira sotto anche te. La Germania è in un vortice insalvabile insieme a Stati Uniti e Giappone. Prima o poi questa finanza assurda del debito pubblico creerà una situazione mondiale veramente incredibile, la gente verrà stupita, ci sarà un periodo di carestia quando questa bolla scoppierà tutto, salterà fuori la verità, però per il momento sono tutti lì che annaspano e cercano di rimandare questo periodo più avanti, si cerca sempre di rimandare tutto al decennio che verrà. Ecco, la Germania è in una situazione disperata e come tutti voi sapete, dinanzi ai propri interessi commerciali ed economici non esiste l'amicizia, non esiste la partnership, esiste solamente essere spregiudicati, essere accaniti nel cercare di arraffare qualche cosa. Ecco, questo è quello che avviene da parte della Germania. L'Italia, che non è come entità Stato, non è un organo autocefalo, abbiamo sempre nella nostra stanza dei bottoni dei pagliacci, dei burattini messi lì, asserviti alla Troica. Abbiamo avuto Monti, adesso abbiamo Matteo Renzi, ma Matteo Renzi è anche lui un pagliaccio asservito alla Troica, che deve riempire la testa a te di stronzate, sempre uno di quelli che deve fare un bellissimo sorriso, deve riuscire ad abbindolare, a circuire l'italiano medio riempendogli la testa di stronzate. L'italiano medio chiaramente non riuscirà a capire, riuscirà solamente a capire quei motti, quelle frasi belle e simpatiche che gli vengono detto, però non riuscirà mai ad avere una visione globale di quello che avviene attorno a lui. Per cui voglio chiudere questo video con una cosa importantissima, un messaggio importantissimo: non credate mai a quello che vi dicono TV e giornali, perché TV e giornali vi raccontano sempre una massa di menzogne. Cercate sempre di allargare la vostra informazione anche per via traverse, e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.